Sono trascorsi 10 giorni dalla firma del capo dello Stato, János Áder, sul provvedimento. Dal 12 dicembre scorso la cosiddetta legge schiavitù è in vigore. Da quel giorno decine di migliaia di ungheresi scendono in piazza per protestare contro la norma che consente ai datori di lavoro di chiedere ai loro dipendenti di svolgere fino a 400 ore di straordinario all'anno. Sono stufo che non venga presa in considerazione la nostra protesta, dice questo manifestante. Sono stanco che la voce della gente non venga ascoltata. Sono qui, spiega Orsoli, a causa dell'incommensurabile livello di spudoratezza con cui vengono adottate queste leggi, che sono state firmate dal presidente con la stessa arroganza, spesa nell'augurare buon Natale alla nazione. Immagino che questo abbia fatto arrabbiare tutti. Si dichiara stanca dell'atmosfera soffocante di questi anni anche Maria, che ingrossa il fiume umano che nelle scorse ore ha attraversato il Danubio, marciando sul ponte delle catene, sino al palazzo presidenziale per protestare contro il governo Orban. Nei giorni scorsi la polizia aveva tentato di scoraggiare i cortei con cariche e lanci di gas lacrimogeni, un uso indiscriminato che era valso all'esecutivo la condanna di Amnesty International. I portavoce della manifestazione hanno criticato nuovamente la legge sul lavoro, hanno annunciato la nascita della nuova opposizione e la volontà di continuare la protesta a gennaio. Bozsik Daniel, Euronews, Budapest.